Ascolta, ti faccio una domanda che fanno praticamente a tutti i viaggiatori un po' pazzi come noi. Che cosa ne pensa la tua famiglia? Che cosa ne pensano i tuoi amici? Quando sono partito, la mia famiglia era ovviamente in ansia e c'è rimasta per diversi mesi. Poi, quando sono rientrato la prima volta, dopo 5 mesi, avevo fatto il giro dell'Africa. Sono tornato a casa dal Cairo dopo 25 paesi africani e ovviamente si sono sentiti molto più sollevati. Alla successiva mia ripartenza erano decisamente più tranquilli e più rilassati. Ovviamente avevano sempre un po' il pensiero, ma non come quando sono partito la prima volta. Anche perché comunque io aggiornavo il mio profilo Facebook, non dico quotidianamente, ma quasi, ho sempre girato, quasi sempre girato per delle città. I punti principali, a parte appunto alcune eccezioni, io mi muovevo tra i principali centri proprio perché mi muovevo usando autobus o treni o quel che si trovava. C'era sempre o quasi la maniera di trovare una connessione wifi. Non è mai mancato il segnale per più di una settimana, 10 giorni, e quando lo prevedevo, tipo in Perù, sono andato nella foresta a far un po' di meditazione mia per 10 giorni. Prima di andarci ho detto a mamma: guarda, sto via una settimana, 10 giorni, stai tranquilla, non ho mai fatto perdere le mie tracce senza prima avvisare. Ok. Quindi la gente stava sempre più o meno tranquilla.